Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo unboxing e andremo a trattare una limited attesissima e sto parlando ovviamente della Collector's Edition di Link's Awakening, ultimo titolo appartenente alla serie di The Legend of Zelda. Questo però non è un gioco nuovo a tutti gli effetti, ma è più che altro un remake di un episodio uscito nel 93-94 sul primo indimenticabile Game Boy e come andremo a vedere questa limited è una sorta di strizzatina d'occhio agli appassionati dell'epoca. Tra l'altro sono molto fiero di fare questo video oggi perché arriva con ben 2 giorni di anticipo rispetto al Day One. Sono entrato in possesso di questa limited non per un motivo preciso, non ho nessun tipo di privilegio, ma credo che tutti i rivenditori più o meno abbiano rotto con ben 2 giorni di anticipo la data ufficiale di uscita. Quindi questa limited è fuori, è già acquistabile secondo me più o meno ovunque e andiamo a vedere insieme se vale la pena acquistarla. Io tra l'altro vi voglio così bene che nonostante abbia ricevuto la Collector questa mattina, ancora non l'ho nemmeno scartata dal cellophane. Quindi, prima di iniziare, apprezzate il gesto e lasciate un like per incoraggiarmi e aiutarmi a crescere e soprattutto se siete nuovi iscrivetevi al canale. Inoltre vi lascio in descrizione il link al server Discord perché questo non solo è utilissimo, ma utilissimo per imparare nuove cose su Smash e mettersi d'accordo con altre persone per giocare e diventare più forti, ma all'interno troverete non solo i memini con la mia faccia, perché dovete sapere che vengo memato in continuazione, ma anche informazioni utili sulla programmazione del canale YouTube e anche di quello Twitch. Questo perché sono giorni molto turbolenti e la programmazione è andata un po' a farsi benedire e quindi là, con delle comunicazioni in tempo reale, vi farò sapere più o meno cosa aspettarsi e quando aspettarsi dei nuovi video. Quindi vi consiglio vivamente, oltre che a seguirmi su Twitch e di iscrivervi qua su YouTube, anche di unirvi al canale Discord. Detto questo, basta, sono pronto a iniziare. Andiamo all'unboxing. Ragazzi, il cellophane l'ho appena tolto, ma mi sono dimenticato di far partire la registrazione. Comunque, per chi non ci crede, è questo qua. E togliendo il cellophane, cosa vediamo? Che parte della confezione in realtà si stacca ed è soltanto un cartoncino che porta via poi la parte posteriore della confezione, quella dove c'erano scritte le informazioni sul contenuto della limited. E sul retro troviamo un bell'artwork, direi molto elegante, minimalista e approvato, Poro approved. Tra l'altro io il gioco lo giocai da piccolo, ma è come se non mi ricordassi nulla e quindi sono felicissimo di scoprire un grande classico del passato, un po' anche come se fosse la prima volta e sono curioso di vedere soprattutto se giocando mi ricorderò piano piano quello che succede. Al suo interno cosa troviamo? La steelbook che ricorda il Game Boy, bellissima, perché la forma è proprio quella della console portatile Nintendo, la schermata è quella iniziale del primo Link's Awakening. E dietro, oltre ad essere proprio in rilievo le venature originali del Game Boy, abbiamo anche la cartuccia inserita. E se andate a vedere, questa è una chicca bellissima, è proprio la cartuccia del primo Link's Awakening e lo riconosciamo dal color oro sabbia che caratterizzava la cartuccia di gioco, ma anche dal fatto che si intravede l'artwork che è l'elsa della spada di Link. E anche la zona della cartuccia è leggermente bombata in modo da dare una sorta di sensazione di profondità, come se la cartuccia fosse staccata dal resto della steelbook. Al suo interno invece è vuota, ma è bellissimo l'artwork che c'è dietro perché rappresenta tutte le alcune delle schermate originali di gioco, proprio quello del Game Boy del 1993 e niente, rende perfettamente l'idea della pochezza di colori disponibili all'epoca, anche perché il Game Boy non era una console a colori, almeno non il primo, ma era in grado soltanto di mostrare immagini in tonalità di grigio, tendenti al verdognolo tra l'altro, e queste qua sono proprio esemplificative dell'epoca. Questa era la steelbook che l'appoggiamo un attimo qua, abbiamo poi la confezione di gioco che ho scartato anche questa, appena ho finito di scartarla mi sono reso conto che non avevo fatto partire la registrazione. Comunque questa qua è la versione multilingua perché le limited di Nintendo sono uguali su tutto il suolo europeo e quindi devono presentare delle versioni standard commercializzabili su tutto il vecchio continente. Al suo interno non c'è nulla di particolare se non la classica avvertenza per il rischio di epilessia,
scritta soltanto in francese, e vediamo che l'artwork sullo sfondo riprende i primi momenti di gioco, ovvero il naufragio di Link che approda sull'isola. È finita la limited? No, perché ormai, come un grande classico di queste collector, c'è il doppio fondo, e alzando questa parte di cartoncino andremo a scoprire l'ultimo contenuto di questa limited stilosa ma streminzita, che è l'artwork. Chi mi segue da tempo saprà che io apprezzo gli artwork, ma non sono sicuramente una delle mie priorità. Vediamo, ha ripreso l'artwork presente anche all'interno della confezione in gioco. Ci sono i vari strumenti che andremo a collezionare durante l'avventura, un po' di studi sui personaggi, sugli ambienti, le costruzioni. Fanno vedere anche come si è evoluto il design e come si è ispirato rispetto alla pixel art un po' scarna per necessità tecniche dell'epoca. Insomma, è carino, sicuramente per gli appassionati di grafica e di disegno è il suo perché. Per me però questi artwork lasciano sempre un po' il tempo che trovano. E purtroppo, ragazzi, la limited finisce qua. Sapevo già che non sarebbe stata ricchissima, però secondo me è leggermente deludente, e spero poi che questa povertà non rispecchi poi l'offerta contenutistica del gioco, che comunque è il remake di un gioco Game Boy, quindi il pericolo è dietro l'angolo. Prima di chiudere però direi che a questo punto, siccome il video rischia di essere troppo breve, farei una piccola comparazione tra questa steelbook e il Game Boy originale. In realtà, come potete vedere, le proporzioni non sono state rispettate proprio benissimo, più che altro perché la forma rimane quella canonica standard di una confezione di gioco Switch. Eccolo qua. Quindi sostanzialmente hanno sacrificato il realismo della citazione per andare incontro alla libreria Switch. I colori sono differenti perché il mio è ovviamente strausurato e stravecchio, è un Game Boy da combattimento. Non ho la cartuccia del primo Link's Awakening a disposizione, quindi non saprei dire, però vedete che il vano batteria qui è ingiallitissimo, è stato riprodotto fedelmente, e mi fa molto ridere che siano state ricreate anche le venature del primo Game Boy. Ci sono anche le scritte tipiche dell'epoca, il mio codice identificativo è stato grattato via, e direi che è una buona riproduzione anche se non uno a uno, ma insomma sarebbe stato forse chiedere anche troppo. Questo era l'unboxing della Limited, spero vi sia piaciuto, spero soprattutto vi torni utile per decidere se acquistare o meno questa Limited, che tra l'altro non è neanche così rara, mi sembra di capire, quindi più che una Limited è una Collectors, perché al momento è disponibile più o meno ovunque. La Limited sembrava non si potesse più trovare da nessuna parte, ma poi è stata ristoccata praticamente ovunque. La situazione mi sembra nettamente migliore rispetto a quella di Astral Chain, nonostante anche quella poi alla fine sia tranquillamente disponibile, quindi mi raccomando, non date i soldi agli speculatori, comprate soltanto se ne siete stra convinti, e spero che questo video vi abbia aiutato. Quindi ragazzi, prima di salutarvi vi invito nuovamente a lasciare un like, iscrivervi al canale, seguirmi su Twitch dove probabilmente porterò le prime ore di gioco di Link's Awakening, e soprattutto di unirvi al server Discord dove troverete tanta gente con cui giocare a Smash, ma soprattutto i meme sulla mia faccia e le informazioni sulla programmazione del canale, che insomma possono sempre tornare utili. Io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi saluto alla prossima, che non so bene quando sarà. Che dire, io sono il Poro Michele, senza soldi, Link's Awakening, ciao!